Eccoci qua. Si sente bene? Sì. Ok. Diamo un momento di tempo a tutti per collegarsi e poi iniziamo ufficialmente. Benvenuti, benvenuti. Ah, ottimo, vediamo che inizieremo momentaneamente. Alessia, Sì. come stai? Ciao, tutto bene? Ciao Bene. Alessia. Ciao. Se vuoi mettere il video è opzionale. Sì, sto cercando di capire come fare, porta pazienza. Ah, Eccoti. eccoci qua. Ci Ah, ci sono? sono. Buon, perfetto. Con i miei occhiali fighi. Ero Deborah. Sai da Dio. Sono fighissimi, soprattutto adesso che ho scoperto che ce li hai, vedi? E li ho messi per te. Il coronavirus mi ha permesso di scoprire anche questa cosa. Se Accidenti, hai visto? no, prima non lo sapevo. Bene, avete tutti un bicchiere d'acqua perché parleremo molto. A vostra Ho le disposizione. patatine anche. Ah, perfetto. E Fonzi dorme o è pronto? Forse ho sentito la tua voce, è andato in camera da letto. Fonzarello. Fonzi, vieni. No? Dai, vieni un secondo. Un secondino, dai, vieni un secondino. Salutiamo, poi ti faccio tornare a letto. Salutiamo, poi torni a letto. Oh, pete. E dopo torni a nanna. Ciao Fonzi. Ciao, bellissimo. Il mio Fonzino. Uf, 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 uf. Abbiamo fatto così Caro. tanti esercizi oggi che sono stanco. Ha la faccia da sonno in una maniera incredibile. Cosa gli hai fatto fare, poverino? Ha giocato 2 ore con la Zoe, poi abbiamo fatto quello per passare sotto la gamba e quindi abbiamo fatto un po' di seduto, un po' di mimo, oggi abbiamo fatto tante cose. Cioè, lo stai facendo lavorare Non so cosa all'ultimo fare, momento. non so cosa fare Ecco. io, quindi... Bene, così si stanca. Sì. Sì, mi sono collegata, ho fatto la registrazione e poi c'è da scaricare Cosa è successo all'audio? Ah, ok, adesso è l'applicazione. tornato. No, io sento tutti. Sto Benissimo. parlando con Anna Silvia che sta scaricando l'applicazione. Ah, Ah, bene. ecco. Quindi era un vocale suo. Sì. Infatti sentivo questo audio e non capivo chi fosse. Io. Quindi sta arrivando anche lei? Sì. Ma gli altri dici che facciano, che abbiano difficoltà? Ascolto un audio, Sì, vai, Aspettate. vai. Sì. Io ho installato il programma, ma adesso che
Ok, metto di nuovo in pausa. Benissimo, benvenuti al primo webinar di offerta, il rapporto e l'attività col tuo cane. E benvenuti Deborah, la co-host, Alessia e Anna Silvia. Alcuni di voi ci conoscono già. Comunque siamo dottoressa Elena Pezzini e dottoressa Deborah Ferrari, siamo cugine, viviamo oltreoceano ma lavoriamo assieme grazie alla tecnologia che ci sta supportando soprattutto in questi periodi. E le nostre passioni ovviamente sono gli umani, tutta la psicologia degli umani e anche la psicologia dei nostri amati cani. Io sono una dottoressa in psicologia e grazie a queste esperienze assieme ci stiamo rendendo conto che si può ottimizzare la felicità sia degli umani che dei cani, e più esperienze si fanno assieme in modo strategico e mirato, più sono i benefici che abbiamo da questo grande rapporto di amore incondizionale. E ecco, poi vi diremo di più mentre andiamo avanti. Deborah, vuoi dire due cose? Sì, diciamo che con voi faccio meno di presentarmi, quindi sapete già che sono veterinaria e istruttore cinofilo, siete passate tutte quante tra le mie mani, voi e i vostri cani, e quindi sapete l'entusiasmo che ci metto nel cercare di migliorare sempre di più il modo di stare insieme tra di voi, e quindi per fare stare bene i vostri cani e voi, e insieme migliorare ancora di più la vostra giornata, in modo che siate sempre in sintonia e possiate trarre beneficio reciproco da questa relazione, sia quando siete insieme sia quando non lo siete. Benissimo, grazie. Ok, cosa imparerete oggi? Per rendere queste sessioni molto più facili, abbiamo diviso le aree della vostra vita col vostro amato cane in sei. E queste sono le regole della casa, il comportamento, la comunicazione umano-animale, i comandi, la salute di entrambi e la socializzazione di entrambi. E, tutto chiaro, dato che siamo un piccolo gruppo intimo, vi lascio col mic aperto, quindi interrompeteci quando volete. Adesso io vi spiego la struttura e poi Deborah farà la condivisione che accadrà fra poco. Quindi abbiamo creato un sistema facile e divertente a sei passi. Quanti passi? Sei. Bene, bene, ok. Quindi per oggi, per iniziare, scegliamo un'area fra le sei su cui vi volete focalizzare nei prossimi giorni, ok? Poi nel futuro espanderemo anche le altre. Quindi secondo voi, da quello che avete constatato col vostro cane al momento, quale sarebbe una di queste sei aree che deve essere rafforzata ancora di più? Socializzazione. Davvero, Ale? No, ma giura. Ma dai, ma non mi dire. Ok, va bene. E per Anna Silvia? Ma forse le regole. Regole in casa. Ok, benissimo. Non le insegni niente, Anna Silvia? La mia è free. È ben frizzata, però. È ben frizzata, è IP, la Zoe è IP. Molti. Allora, per semplificare le cose, questo sistema vi aiuta a focalizzarvi su una cosa specifica in queste aree in modo che è facile da targetare
e risolvere. Allora, vi ricordo che sono italo-americana e a volte il mio italiano è un po' arrugginito, quindi perdonatemi e per piacere correggetemi se c'è bisogno. Per me è più americana che italiana perché vive lì davvero da tantissimo tempo. Beata sì, però lei. Parla l'italiano benissimo. Cioè, quindi sei troppo buona. Grazie. Vero. Questo slideshow aiuta. Benissimo, per esempio, nell'area della socializzazione, un attimo, ok, nell'area del quindi nell'area delle regole di casa, per esempio, un esempio potrebbe essere il cane graffia o scava o si mangia il mobilio, mentre nelle aree della socializzazione un esempio può essere che il cane morde altri cani quando socializza invece di imparare un comportamento più appropriato. Ha senso? Hanno senso questi esempi? Okay. Vogliamo ucciderli tutti. Sì, allora no. Ci sono dei metodi migliori e li scopriremo oggi. Ok, benissimo. Allora, chiudete per arrivarci, chiudetevi un attimo gli occhi e rilassatevi nella vostra seggiola, perché come voi sapete il cane è sulla stessa vostra frequenza. Quando tu sei rilassata, il cane è rilassato. Quando tu sei agitata, il cane è agitato, e eccetera, eccetera, eccetera. Quindi con i prossimi 3 respiri profondi, dentro e fuori, ispira leadership e espira debolezza. Col prossimo respiro profondo, inspira leadership e fortezza e espira dubbio, e con l'ultimo respiro profondo respira socializzazione e regole che sono semplici e che vengono in modo semplice sia a te che al tuo cane, e espira fuori tutto quello che non vi serve più e che volete lasciare andare una volta per tutti. Bravi. Ok, e torniamo a noi, aprite gli occhi. E ora facciamo un piccolo esercizio scritto. Quindi se avete, potete usare il vostro tablet e scrivere in modo digitale o scrivere nella chat box o, se preferite, un qualsiasi block notes. Ok? Avete un momento per specificare esattamente, quindi siate specifiche, perché quando non siamo esatti poi questo causa confusione anche nel cane. Quindi specificamente, Ale, nell'area della socializzazione, cos'è che vuoi ottenere per te e il tuo cane? E Anna Silvia, nell'area delle regole di casa, specificatamente, esattamente, cosa vuoi ottenere per la prossima volta? Cercate di identificare bene un obiettivo o un comportamento specifico. Quindi, come vi ricordate che vi dicevo, scrivete le frasi in positivo, non utilizzate il non mettete negazioni, ma identificate proprio che cosa vi aspettate che il vostro cane faccia in quell'area di cui stiamo parlando, quella che avete scelto. Benissimo. E inizia.
Ok, questi esempi, vediamo poi comunque cosa avete scritto voi e condividiamo. Allora, chi di voi due ha voglia per prima di mettersi in gioco, di condividere e spiegarci bene qual è l'obiettivo che si è prefissata? Siamo in poche, quindi avete la possibilità, tutte e due, di... Creiamo il dado! La no, no, ma il dado. No, io comincio pure, non ho problemi. Va bene, vai. Io ho un obiettivo che vorrei... Dunque, premetto che Zoe... sommato in casa è abbastanza brava, cioè non mi ha mai rotto nulla, non ha mai morsicato nulla, ed è rimasta a casa fin da subito durante le ore lavorative in cui noi eravamo assenti, quindi tutte le 5 ore della mattina se le fa quando insomma lavoriamo a casa da sola. Ma una cosa sulla quale vorrei lavorare e che mi dà proprio noia quando alla sera, al momento della cena, siamo a tavola, io e mio marito, siamo in due, e io vorrei che lei rimanesse tranquilla nel suo ovetto, che comunque è qua in cucina, quindi è vicino a noi, e senza avvicinarsi continuamente al tavolo, al cibo, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un po' il mio obiettivo. Ok. Sto prendendo appunti anch'io, perché così... Sì, sì. Ottimo. Chiaro. Brava, l'hai formulato bene. Dovrei fare una precisazione. Mm-hmm. Io sono, diciamo, più severa rispetto a mio marito. Mm-hmm. Quindi lei con me fa determinate cose e con lui sa che può farne altre. E quindi insomma a volte diventa anche un po' difficile, no? Se non si è su una stessa linea, ottenere certi obiettivi. Certo, e quindi quando si avvicina da tuo marito ottiene qualcosa? Beh, sì, a volte capita, a volte no, però okay. anche se lui non le allunga niente dal tavolo, che cioè può essere un pezzetto di pane, no? un semplice bocconcino di pane, tende lo stesso ad avvicinarla, a coccolarla. Io invece la caccio, sono sincera, anche okay. In maniera abbastanza brusca. Ok, e con tuo marito avete provato a confrontarvi in modo da trovare una linea comune, qualcosa che possa essere un compromesso che soddisfi entrambi? No, in modo particolare da metterci giù seduti a tavolino e parlarne, no. Lui sa come la penso, però non abbiamo mai discusso insieme. Ok, poi possiamo vedere diverse strategie nei prossimi passi, però mi sembra chiaro. Il problema, no? Sì. Perfetto. Grazie. Grazie. Grazie a voi. E sentiamo... Ok. Sentiamo Ale. Oddio. Allora, partendo dal fatto che Fonzie è un cane molto, molto, molto problematico, metto davanti le mani. L'obiettivo sarebbe riuscire a uscire in passeggiata anche dove ci sono altre persone e altri cani, tenuti tutti a guinzaglio, perché se non è a guinzaglio si comporta in modo diverso. Riuscire a uscire, fare una passeggiata tranquilla. Tranquilla vuol dire senza abbaiare, ringhiare, cercare di strapparsi la pettorina per attaccare gli altri cani, o senza cercare di fare la stessa cosa con certe figure. Ci sono delle figure di uomo di una certa altezza, di una certa stazza, che lui non so che cosa gli ricordi,
però comincia a ringhiarli e cerca di saltargli addosso. Quindi, abituata ad andare in giro spesso col cane, anche a fare i weekend, riuscire a imparare a gestire il cane in mezzo a tutti gli altri. Con la Deborah stavo facendo tanti esercizi di attenzione, quindi far sì che il cane abbia l'attenzione quasi sempre su di me. Fuori però tante volte perde controllo, non riesco a tenerlo su di me completamente, non riesco a avere la sua attenzione al 100%. Queste sono tre cose, Deborah, o solo una? In realtà queste sono tante, sì, perché okay. C'è il fatto di agitarsi con gli altri cani, c'è il fatto di agitarsi con le altre persone e c'è il fatto di lavorare di più sulla se stessa anche, perché si strappa la pettorina. Quindi magari per lo scopo di questa formula che è stata provata, ne scegliamo una con cui iniziare? Sì, avere maggiore attenzione su di me allora, perché forse con l'attenzione riesco a gestirlo maggiormente. Ok. Attenzione, diciamo, come si dice, su padrone? Sì, esatto. Sì, di fatto è proprio l'abitudine del cane a riferirsi voltando lo sguardo verso il proprietario. Esatto. Proprietario, ok. Ok, benissimo. Ok, ottimo. Grazie. Come vedete, questo sistema ci aiuta proprio a focalizzarci su una cosa alla volta, così riusciamo a risolvere invece di avere un Wild Wild West. Alto mare in italiano. Ok, benissimo, complimenti, abbracciatevi col vostro cagnolone se è lì vicino. Me l'hanno portato fuori in passeggiata, non so. Ah, okay. Allora abbracciatevi voi stessi. Le mie stanno okay. Ronfando alla grande, quindi le lascio stare, va. Ok, ottimo. Il secondo passo di questo sistema è il perché, la motivazione dietro a tutto, perché se non siamo chiari sulla motivazione poi è molto difficile ottenere le cose, ovviamente. Più grande la motivazione, più veloce sarà il risultato. Ok, quindi ci sono quattro belle domande e vi diamo un po' più di 60 secondi che vogliamo che sinceramente rispondete. Senza preoccupatevi di giudizio, perché comunque tutto è questo confidenziale. Stiamo registrando il tutto per una situazione, per poter aiutare gli altri a scopo educativo, e comunque rimane, non c'è assolutamente... Non venite giudicate per quello che scrivete, insomma, non c'è un giusto e uno sbagliato. Giusto. Quindi la prima domanda, perché... Questo è importante per te, quindi nel caso di Anna Silvia i diversi stili attorno al cibo e nel caso di Ale l'attenzione su di lei. Due, che tipo di emozioni, sentimenti provi ora che non hai ancora ottenuto questo obiettivo? Sinceramente, di nuovo, non giudichiamo. Tre, quando otterrete questo obiettivo, cosa cambierà nella tua vita e nella tua vita con l'animale? Cercate di dipingere un po' il quadro, così riusciamo a crearlo già nella nostra mente e quindi sarà molto più facile ricrearlo nella realtà. E ultima domanda, onestamente, al 100%, perché non hai ancora ottenuto questi due obiettivi? Di nuovo, per Anna Silvia, il cibo, non c'è uno stile comune, e per Ale, l'attenzione su di lei. Siamo chiari? Sì, sì. Ok, prendetevi un momento e scrivete. Ok.
Ah, ecco, sono tornata. Avete bisogno di più tempo o siete pronte? No, io sono pronta. Ok, benissimo. Ok. Alessia, non si sente il tuo audio? Ah, aspetta, ti avevo mutato perché c'erano dei rumori. Ok, un attimo. Perché non inizi, Anna Silvia, a condividere? Ok. Allora, alla prima domanda, che era perché è importante per te, per me è importante per poter fare una cena tranquilla e perché il momento della cena condiviso in famiglia sia un bel momento. Poi la seconda domanda, che tipo di emozione provi a non averlo e come ti fa sentire? Mi fa sentire nervosa e mi arrabbio, mi nervosisco. Al terzo punto, come sarà precisamente e come ti senti quando lo raggiungi? Sicuramente potrei sentirmi gratificata nell'aver raggiunto l'obiettivo e sarei anche doppiamente gratificata nel vedere che Zoe, che è il mio cane, è più serena, non è così dipendente dal cibo in questa maniera così forte ed esagerata. Il quarto punto, perché non hai già quello che hai detto di volere, è sostanzialmente perché non ci ho mai lavorato in maniera seria e decisa, adeguata, sia singolarmente che in maniera condivisa con mio marito. Ottimo, grazie. Prego. L'onestà. È quella che serve alla fine, è quella che ci permette davvero di sbloccarci e di trovare le soluzioni. Bene.
Vabbè. Ah, eccomi. Allora, perché è importante? Perché io non ci sto bene per prima e credo che non stia bene neanche lui, perché tutte le volte che fa ste cose, a mio avviso, vuol dire che c'è qualcosa che lo disturba. Quindi fa star bene me e il cane. Che tipo di emozione provi a non averlo e come ti fa sentire? Mi fa rabbia. Mi fa rabbia perché ci sto lavorando da tanto e non riesco a capire che cosa sbaglio o che cosa sto facendo o cosa non sto facendo per far capire al cane come deve comportarsi. Come sarà quando lo raggiungi? Sarà bellissimo perché potrò condividere con lui tutto, potrò fare weekend via, potrò andare in mezzo alla gente a far passeggiate, portarlo fuori anche al ristorante, io me lo portavo l'altro. E perché non ho quello che ho detto di volere? Perché probabilmente o sto facendo qualche errore io, o forse ci sto lavorando troppo poco. Forse se ci lavorassi un po' di più tutti i giorni, non lo so, potrebbe essere che la cosa mi aiuti. Ok, grazie. Deborah, che dici? Questa attenzione sul proprietario cade più nell'area della comunicazione che non la socializzazione? Cosa pensi? Allora, la socializzazione... Il problema è che questo non è un problema di socializzazione, perché la socializzazione al guinzaglio non si può risolvere e quindi bisogna trasformarla in un lavoro sulla comunicazione. Mettiamola così. Ok. Perché Fonzi in realtà a socializzare con gli altri cani quando è libero è bravissimo. Con la Zoe gioca, con i miei gioca, con quelli con cui non vuole giocare si tiene la larga e quindi effettivamente il problema di Fonzi non è davvero la socializzazione, ma è la relazione col resto del mondo quando è in comunicazione col proprietario del guinzaglio. Quindi sì, è più un problema di comunicazione. Sì, e ovviamente tutte queste aree sono correlate. Collegate, certo. Comunque direi anche per Anna Silvia, per lei è regole della casa comunque, anche se è un po' comportamentale, mm-hmm. eccetera, eccetera, e anche va a finire un pochino nelle altre aree, però... Okay, sì, forse Anna Silvia è più proprio è quella che ha un obiettivo che effettivamente rimane più confinato in quell'area lì, perché proprio è una questione di una regola precisa che si può dare al cane, mentre invece Fonzi comunque sappiamo che è una, insomma, prende un argomento decisamente più ampio e, su cui comunque continuo a fare dei grossi complimenti per come è stato gestito finora. Benissimo, ok, grazie dell'onestà. E date il 5 col vostro cane se è lì o ve lo diamo oggi? Chi è il vostro? Arrivato! È tornato? Sì! Benissimo, si è riscaldato. Adesso chiede il mangiare, ma è presto. Non è ora. No. Bene, ok. Il terzo passo di questo sistema di amanti del cane è l'approccio che userete per arrivare al vostro target, al vostro obiettivo, per raggiungerlo. Se è anche chiamato modo o strategia o piano, stessa cosa. Come diceva la nostra nonna, tutte le strade portano a Roma e Roma in questo caso è il vostro obiettivo. È lontano. Sì, a Roma ora ci abbiamo... in modo virtuale, un'altra immaginazione. Adesso sì. È importante sapere, è importante che con questa metodologia, che con i nostri altri amanti del cane professionali, pensiamo a un modo nuovo che non abbiamo ancora utilizzato per ottenere il risultato, perché se continuiamo a usare la stessa modalità che abbiamo usato fino ad ora, questa è la definizione di insanità, giusto? Come diceva Einstein, è impossibile aspettarsi diversi risultati usando lo stesso approccio. Siamo chiari con questo?
Sì. Quindi dobbiamo cercare di ricercare o parlare col veterinario, il cinofilo, coach, eccetera, e fare un brainstorming, una mastermind di una nuova strategia o comunque innovata rispetto a quello che abbiamo usato nel passato. E comunque una strategia semplice, così raggiungiamo il nostro risultato senza sfide. Quindi fate del vostro meglio, poi comunque la dottoressa Deborah Ferrari vi dà un po' della sua consulenza prossimamente, ma vediamo cosa riuscite voi, che conoscete molto meglio di tutti il vostro cane, a strategizzare. In italiano? Bene? Benissimo. Abbastanza, dai. Dai, bene. Ok, un momento e iniziate a scrivere. Una nuova innovativa strategia generale di come potrete raggiungere questo obiettivo. E vai. Avete bisogno di più tempo? No. Ok. Siete fortunate oggi perché siete solo in due. Di solito abbiamo gruppi molto grandi e quindi c'è solo tempo per prendere o una o due condivisioni, ma dato che siete in due approfittatevene, è quasi come una consulenza privata e quindi entrambe potete parlare. Bene, è una gran fortuna davvero. Anna Silvia, quindi per il problema col cibo, qual è la tua strategia nuova che non hai ancora adottato? Quale potrebbe essere? Allora, potrebbe essere che anzitutto abbandono l'emozione della rabbia e il nervosismo nell'approccio proprio. Quindi una cosa mia interiore di cercare di mollare questa cosa e di essere più serena, più tranquilla. E io proverei con premiare Zoe
quando rimane distante, quando non interferisce con la tavola e col cibo che c'è sul tavolo, e magari quando si corica nella cuccia, che comunque la cuccia ne è una in cucina, distante tavolo, e potrei pensare a una cosa del genere. Ottimo. Premiarla intendo no, o con un suo osso da morsicare, lei ne ha alcuni, e quindi darglielo quando si sposta nella cuccia, oppure con dei semplici premietti di cibo. Bene. E secondo te anche tuo marito sarebbe d'accordo? Credo di sì. Sì, magari parlagliene. Magari la prima parte, certo, della strategia potrebbe proprio essere trovare un condividere una strategia comune. Quindi il fatto che Zoe potrebbe ricevere tutte le volte che tuo marito vuole un bocconcino, a patto che lo riceva solo dentro la cuccia. Certo. Anche perché ricordati che quello che Zoe cerca non è il cibo, ma è la vostra attenzione. Alla fine il trucco è sempre quello. È guardala vero. Come sorride, guardala come sorride. Bene, grazie. Sentiamo Ale. Grazie a voi. Devo diventare più interessante io di tutto il resto. Quindi, come lo sa anche Deborah, sto cercando di far fare di tutto al cane in modo tale che mi dia più attenzione. Vuol dire, o meglio, io ho fatto un percorso, adesso stiamo facendo anche agility insieme, e con quello ho visto che il cane ha iniziato a darmi un po' più di attenzione. Quindi anche a casa, con tanti piccoli esercizi, in modo che impari che se mi ascolta, per adesso gli arriva il premio, dopo il premio se lo scorda, però in modo tale che capisca che io ho sempre qualcosa di più interessante degli altri. E quindi adesso inventando 1000 esercizi e facendo esercizi che dice anche la Deborah. E una cosa che forse sbaglio io è che non faccio questi esercizi fuori, li faccio soprattutto in casa. Quindi Ottimo. esercizi che dovrò fare anche fuori, in modo da vedere come avevo fatto per il mangiare, che lo facevo mangiare solo fuori, e se passava un cane, tu non abbai, io ti do l'autorizzazione di mangiare, altrimenti mangi domani. Detta brutalmente. Sì, lì ci eravamo arrivati perché avevamo bisogno di raggiungere un Esatto, obiettivo in tempi molto sì, brevi. però diciamo utilizzare, insomma, un metodo per far capire al cane che io sono sempre più interessante. Quindi magari, boh, se c'è un cane in zona che non è proprio vicinissimo, potrei mettermi a vedere se riesco a fargli qualche esercizio in modo tale da distrarlo. La Zoe! L'altra cosa su cui però ti inviterei a porre anche lì come strategia l'accento è che tu hai messo tantissima, sottolineato tantissimo il tuo sentimento di sbaglio, faccio senso di colpa, sbaglio io, faccio degli errori. Quello secondo me è un'altra strategia su cui potresti lavorare. Beh, se il cane non capisce è colpa mia. Se il cane non capisce, proviamo un altro modo. Punto. Utile o non utile, non ci sono errori, non c'è giusto e sbagliato. Ok. Ok. Giusto. Però il Quindi fatto che non glieli fatto faccio fare danno. fuori adesso è colpa mia. Dopo che li ho fatti fuori, posso dire che non è colpa mia, allora. Invece che colpa, è semplicemente una programmazione. Ok. Appena mi faranno uscire da questa menata qua, faccio gli esercizi fuori col cane. Praticare, ma non si possono fare bellissima il tuo cane, Zoe, assomiglia al mio. Vero che assomiglia tanto a Sammy? Non si può comunque andare a fare passeggiate fuori adesso, da soli, nel bosco. Stanno, al momento stanno restringendo, dovrebbe uscire oggi un'ordinanza che non si può andare a oltre 250 metri da casa.
Ah beh, però potresti fare, non so, un giretto attorno all'isolato. Sì. Cos'è? Sì, no, aspetta, l'isolato è vero, sono circa 800 metri. Sì, posso portarlo fuori, però appena, se dovesse esserci un altro cane, una persona, io devo spostarmi, quindi... Adesso mi riesce un pochetto difficile. L'unica che vedo è Anna Silvia. Basta. Però sì, comunque poi lo faremo. Abbiamo parecchi cani qua in quartiere, quindi sono esercizi che riuscirei a fare benissimo fuori. Guarda che in realtà in questo momento il fatto in qualche modo di essere costretta a non allontanarti più di 200 metri da casa potrebbe esserti molto vantaggioso, perché sei obbligata a lavorare su una distrazione minima, allontanandoti poco, che è esattamente quello di cui abbiamo sempre parlato. Esci, fai 50 metri e rientri, esci, fai 100 metri e rientri. Quindi, Ma fare gli esercizi anche se non c'è un altro cane, quindi? Certo. Ah, ok. Cioè, sì. Attraverso la strada vado nel prato e faccio l'esercizio? Certo. Ah, ok. Qui Cabenago parla addirittura di 50 metri da casa, voi siete fortunate perché avete l'area cani lì appiccicate, okay. Perché a Cabenago sono 50 metri. Ok, sarà fatto. Metto anche il marito a farlo. Ti sentono, eh? che a lui piace o no. Vieni a salutare almeno. Dai, come sei? I vostri cani si possono venire a contatto ora o no? Sì, sì. Sì. E sì. Voi due però no? Gli umani a distanza no. Di metri. Col megafono. Praticamente sì, tra un po' sì. Giusto, ok, benissimo, grazie. Brave. Vai. Abbracciate il vostro cane, bellissimi. Monsole, vieni qua. Bellissimo, mi sono innamorata. Sta arrivando Fonsino che si fa vedere. Dai, Fonsino, vieni a farti vedere. Fatti vedere. Ciao, eccoti. Belli. Bestiola. Come sei messo? Come sono bravi a lezione. Guardi, vieni. Ma sono a lezione... Bravi. Dalla Deborah è bravissimo, anche con gli altri cani, e questo è il problema. Che bella. Ciao, bella Giorgi. Secondo me si vedono anche sullo schermo. Vero, Deborah? Che bello che è quel cane. Ciao, Giorgi. Deborah, sì? Vero che il mio cane quando sono da te a lezione è bravo? È fantastico, ma non solo con i miei cani, ormai anche con la Valky, anche con tutti gli altri. A lezione da te, basta. Cosa abbiamo sempre detto? Che se il cane impara e a lezione da me, anche con cani diversi, può raggiungere quel risultato, si tratta di definire i tempi, che i tuoi tempi e i tuoi modi probabilmente sono diversi da quelli di Fonzi e non è colpa di nessuno. Va bene. Bravi. Abbiamo acquisito un nuovo allievo. Il mio sta mangiando 7:30. Benissimo. Ok, allora, da questa nuova strategia, che è un po' come il tronco di un albero, ci possono essere tante azioni che possiamo prendere per arrivare al nostro aggettivo. Le azioni sono come i rami. Quindi noi ci aspettiamo che entro i prossimi giorni, 48 ore sarebbe meglio, prendete una prima azione molto semplice, fattibile, che vi porta verso il vostro obiettivo. Se poi ce ne saranno delle altre, le farete in seguito o comunque bonus. Però vogliamo assolutamente che almeno prendete una prima azione, un primo compitino, che può essere solo di qualche minuto, al massimo 30 minuti, non di più, così anche se comunque il cane si stanca o se voi vi stancate, avete comunque il tempo per completarla. Quindi delle cose che avete detto finora, non pensate a mettere tutto in pratica subito dal primo giorno, tutti i giorni, perché dovete.
Iniziate da una cosa, una, definitela bene. Molto semplice, per esempio, ecco, questo è un caso diverso dal vostro, però iniziare col primo giorno, con la sveglia per ricordarvi e poi da lì si vede se c'è bisogno di correggere qualcosa d'altro o cambiare qualcosa. Quindi per ora focalizzatevi solo sulla prima piccola azione che in ordine cronologico esce dalla vostra strategia, proprio come un albero con i rami. È chiaro? Sì? Sì. Ok. Prendetevi un momento di tempo e scrivetela. Benissimo, non pensateci su troppo, la prima cosa che vi viene in mente sicuramente è quella giusta. Chi vuole partire? Parto io? Vai. Allora, visto che sono chiusa in casa, nei prossimi 2 giorni, allora, io farò degli esercizi di attenzione in casa con Fonsi e commissiono mio marito di uscire davanti a casa a 50 metri a fare gli stessi identici esercizi e vedere se il cane reagisce nello stesso modo e li fa. Ok. Queste sono tante azioni. E poi non abbiamo... Io vado veloce! Non abbiamo ancora il consenso del marito, quindi... Sì, gliel'ho chiesto intanto che pensavo, è qua nascosto. Ok. Deborah, vediamo qual è la prima azione, così siamo chiari, la prima piccola azione. Allora, secondo me la tua prima piccola azione è sfruttare questi giorni per lavorare con forza a casa bene sull'attenzione. In vari momenti della giornata, quindi non 20 minuti di fila, ma come abbiamo sempre detto, improvvisamente lo chiami, ci lavori 30 secondi, basta, libero. Poi di nuovo, 2 ore dopo, lo chiami, ci lavori su 30 secondi, via, libero. E così tutte le volte che ti viene in mente. Ok. E Alessia sa già quali sono gli esercizi per l'attenzione. Sì, sì, certo. Okay. Molto bene. Magari se vuoi anche fare un piccolo video di questi 3 secondi, 30 mm-hmm. secondi, e poi metterlo sul nostro Facebook group che è privato. Adesso ve lo diamo fra un momento, così vediamo come sta andando e pian piano questo può aiutare altri e poi aiuterà anche noi a continuare a migliorare i programmi e ti possiamo dare feedback. Ok.
penso sia chiaro. Sì, sì. Questo è importante perché... perché appunto quello che succede anche con gli umani, la Deborah ovviamente è molto più esperta di animali, io sono molto più esperta di umani, e questo è lo stesso, non so se avete dei bambini, ma è la stessa cosa, oppure anche gli adulti sono uguali, siamo dei bambini anche noi. Quando vogliamo aggiungere un obiettivo, lo dico in inglese, we don't set ourselves up for success, non ci affittiamo, sì, perché ci diamo delle azioni troppo grandi e poi non riusciamo a farle perché non sono fattibili, quindi dobbiamo proprio pensare come avrò successo e come avrà successo il mio cane, quindi teniamola così facile, così stupidamente facile questa azione, che per forza avremo tutti e due successo e vinceremo, perché se non hai successo, tu non ti senti bene, se non ha anche il cane non, se sente che non ha superato la prova, non si sente bene, questo poi causa uno spiral down, un po' come un ripple effect, che poi le emozioni scendono invece di salire e essere positive. Sì? Un passo alla volta. Deborah è anche la mia traduttrice. Ridefinire gli obiettivi in modo che tu sappia cosa vuoi ottenere da qui a settimana prossima. Poi, quando arrivi a settimana prossima, ridefinisci di nuovo qualcosa un po' di più per la settimana successiva. È un po' come dire... Sai che ogni tanto mi devi frenare perché io vado. Lo so, tesoro. Ti ho invitato qua apposta. Io vado. Devi alzare però la spicella. Guarda, settimana prossima vorrei essere in montagna in mezzo a 30 cani e Fonsi non fa niente. Vabbè. Sai che io corro. Lo so. Benissimo. Anna Silvia. Io ho pensato che, come prima primissima cosa dovrei parlare con Davide, e ovviamente in due a tavola, e per trovare un compromesso anche a me, tra me, lui e la Zoe, quindi non potendo togliere così di punto in bianco neanche il pezzettino di pane che ogni tanto le ha allungato. Le do il pezzo di pane, ma se va la cuccia. Basta, mi fermo lì. Bravissima. Ottimo. Stop. Ok, ripetiamo così siamo tutti chiari. Cosa fai? Ne parlo con Davide, quindi condivido. Davide, non urlare che sono in collegamento. È arrivato dal lavoro. Parlo con lui e condivido questo grandissimo obiettivo che vorrei raggiungere. E il primo passettino, piccolo piccolo, le diamo un pezzo di pane a Zoe o qualsiasi altra cosa del nostro piatto, purché lei va nella scuccia. Ok. Ale, ridefinisci in poche parole il tuo? Allora, 30 secondi ogni tot, ogni 2 ore, ogni 3 ore, mi metto la sveglia, così me lo ricordo, chiamo il cane, faccio esercizi di attenzione un 30 secondi, lo lascio libero, riprendo poi. Filmi e ce lo mandi. Anche tu, Anna Silvia, okay. Quando inizi a fare questo lavoro, fai anche tu un filmatino, così, anche perché tenere i filmati brevi e metterli poi magari sul gruppo vi permette tra 20 giorni di rivedere quello che stava succedendo 20 giorni prima e di accorgervi della differenza. Certo. Altrimenti vi sembra sempre di non migliorare, invece il fatto di fissare su video un comportamento come oggi, vi date l'obiettivo, ci lavorate poco ma tutti i giorni e poi vedete i progressi, siete in grado di vederli e questo vi aiuta e vi manda l'energia per continuare a proseguire sulla strada giusta.
o eventualmente per ridefinire l'obiettivo e cambiare strategia se invece non stiamo ottenendo i risultati voluti. Certo. Benissimo, un'altra bella pacchetta sulla spalla vostra o del cane. Benissimo. Ok, quindi tutto l'unica cosa che conta a questo punto è che fate questa prima azione, poi da lì acquisirete momentum e anche il cane acquisirà momentum e il resto andrà a finire a proprio posto. Quindi vogliamo la vostra parola che lo farete, e per vostra parola mettiamo il nostro autografo qui sulla chat, e questo è il nostro impegno da noi a voi. E anche agli altri cani e non lo so, all'universo, quello che lo chiamate. Benissimo. Ok. Ah no, devo mettere su tutti. Sì. Ah, io forse l'ho messo in quello sbagliato. Sì, anch'io adesso l'ho seleziona. Dov'è quello di tutti? Wow, guarda questo! Guarda! È incredibile! E questo? Come ha fatto quest'altra qua? Va bene anche così. Nella chat, pure, complimenti col laser. Incredibile. Questo piacerà anche al cane, così riesce a inseguirlo. Ale, manca la tua. Dove devo metterla? Aspettatemi. In chat devi selezionare send to everyone, perché finora lo stavi mandando solo a me. Appunto, aspetta allora. Ah, mamma. L'ho mandato a te. L'avevo mandato però prima, Eccomi. Sì, anch'io l'avevo mandato. Oh, eccoti qua. Perfetto. Complimenti. Ah, adesso rimango su tutti gli slide, va bene. Allora. E ovviamente ci deve sempre essere un premio, anche per gli umani funzioniamo in modo diverso, la mente è semplice alla fine, bisogna rinforzarla ogni volta che otteniamo un successo, perché quello su cui ci focalizziamo si espande, quindi se ci focalizziamo su un successo, il successo si espande, se ci focalizziamo sul problema, il problema si espande, ma noi ci focalizzeremo sul successo, quindi diamoci un piccolo premio o ricompensa appena finite l'azione, appena completate l'azione, e poi nel gruppo Diamanti del Cane, che vi daremo fra un momento, potete anche mettere fotografie delle vostre ricompense, che potete anche condividere col cane se volete. Questi sono solo degli esempi. In questo momento i primi due qua non possiamo farli, la passeggiata e il picnic, però un bel film sì, okay. È più probabile. Stasera guarda Netflix, Ponzi. Ecco. Anche noi. Anche tu? Grande. Ecco, qui altri esempi. Magari, No, io ho fatto ballare il mio cane l'altro giorno, ma Anna Silvia Mazzoni mi ha detto che non sono normale. Quindi... Povero cane. Cioè, non era proprio contentissimo. No, però io ero stanca. Però una volta ogni tanto fare qualcosa che ti fa stare bene, insomma, è importante, quindi basta che non me lo ammazzi, povera Stella. No. Può sopportare 30 secondi di pazzia sì. Tua. Ecco. Dai, sì. Tipatico. Quale potrebbe essere allora la vostra ricompensa? Ma da sole o insieme al cane? Come vuoi. Ok, vado sul divano a coccolarmi col cane per 5 minuti. Ok, ottimo. No, il cane è mio, tu me lo lasci. Mi lasciano più il cane. È mio, ridammelo. E invece Anna Silvia?
Camillo cane. Adesso non si può, io farei una corsa con la Zoe. Qualcosa che puoi fare adesso? Pensa a qualcosa che puoi fare adesso. Cosa che posso fare adesso? Guardalo lì. Beh, insomma, la porterei fuori. Può fare, vero? Sì. Extra. Pare che adesso abbiamo delle fasciarie, siccome da molti giorni che non la sto portando fuori a camminare, fuori proprio, a fare delle belle passeggiate, sì. La porterei in campagna. Ecco, non contravvenire alle leggi, né, che rischi la denuncia penale adesso, mi raccomando. No, no, perché... mi raccomando. Complimenti, ok. Assieme diciamo, sono un grande leader, ho un'ottima relazione e comunicazione, amante del cane. Al tre, tutti assieme. Uno, due, tre. Sono un grande leader. Ho un'ottima relazione e comunicazione, amante del cane. Brave. Complimenti. Grazie. Grazie. Ok. Come già dicevate, segnatevele sul vostro calendario, così ci ricordiamo, prima riuscite a farle meglio è. E ora vi mettiamo sulla chat, ok, questi sono tutti i modi per comunicare con noi, sul gruppo Facebook che abbiamo appena iniziato, anche perché così fra voi, fra tutti voi membri, potete scambiarvi strategie, e eccetera, pratiche, poi comunque Deborah ed io vi daremo feedback, okay. Abbiamo un gruppo dedicato solo per gli amanti del cane privato e anche una pagina Facebook, ok? E ecco, poi ecco insomma, io e Deborah, un attimo che... Deborah, parlagli del nostro libro velocemente intanto che trovo. Sì, Ale l'ha già preso, nel senso che è arrivata a questa pagina proprio perché ha già preso, comprato il libro. Io e Elena abbiamo scritto un libro proprio che parla di questi argomenti, quindi di tutte queste tecniche per migliorare la relazione col proprio cane e la comunicazione con tutte le figure che ruotano attorno al cane, quindi nel momento in cui avete bisogno di confrontarvi con l'istruttore cinofilo e far capire quelle che sono le vostre esigenze, o quando vi ritrovate dal veterinario e vi sembra di non riuscire a spiegarvi o di farvi comprendere perché pensate che il vostro cane abbia una necessità e invece il veterinario sembra che proprio non riesca a capire, o anche nel momento in cui per voi stessi avete bisogno di parlare con un consulente, un coach e non riuscite a trovare la dimensione per comunicare nel modo migliore, abbiamo messo in questo libro una panoramica di tutto quello che vi può aiutare sia per conoscere il vostro cane sia per conoscere meglio queste figure professionali in modo da armonizzarci tutti insieme e vivere nel modo migliore, perché l'obiettivo è sempre quello del nostro animale, il nostro animale che non ha scelto di vivere con noi, ma che noi abbiamo scelto di portare in casa nostra e abbiamo tutto l'interesse e la volontà di farlo vivere nel migliore dei modi. Quindi più stiamo bene noi, più riusciamo a comunicare bene con tutte le figure che ruotano attorno a lui, più alla fine i nostri cagnolini, povere stelle, potranno vivere meglio. Benissimo. E questo l'abbiamo appena preparato ieri in onore di oggi. Ecco, innanzitutto un paio di cose. Non stiamo cercando di... lo stiamo lasciando al proprio minimo indispensabile per coprire i nostri costi di tecnologia che abbiamo avuto. Quindi per voi, ecco Ale l'ha già comprato, comunque per voi lo potete scaricare a solo 7 euro ed è un libro che praticamente parla un po' di tutto quello di cui avete bisogno, così nelle vostre consulenze private potete accelerare molto di più e salvare tempo e denaro.
perché già avete letto tutte le conoscenze e quindi basta solo applicarle con l'aiuto del vostro coach e di Deborah. Poi su Amazon, non so, vi consiglio di diventare affiliate, che è affiliati, che è comunque gratis, così quando qualcuno vi chiede delle risorse sui cani, gli mandate il vostro affiliate link, così di questo libro, e Amazon vi dà delle ottime rendite passive per aiutare gli altri a fare il passaparola con buone risorse così di libri. E ok, poi vi ricordo che questa è una onlus, italo-americana, quindi tutto, qualsiasi cosa spendete è praticamente al 100% detraibile. Ok, poi ci sono delle risorse gratuite che vi potete consumare quando avete tempo, ecco il quiz che avete già fatto. E questi sono i nostri programmi che, vi ripeto, solo per aiutarvi in questi tempi così anche abbastanza sfidanti, voi e anche le persone che amate, quindi con il primo programma di Amici del Cuore. Riuscite ad avere il libro in omaggio e anche le consulenze così di gruppo, dove comunque sentite anche altre persone, vedete altri cani, ci scambiamo idee, strategie, eccetera. Quindi è molto molto formativo. E con l'altro pacchetto, per sole 37 euro, di nuovo è detraibile dalle tasse e praticamente ci copre le nostre spese di tecnologia, e avete il libro gratis. Così, se avete già il libro, magari lo potete, è un buon regalo a degli altri amanti dei cani. Il secondo pacchetto, Parla con noi, include anche due consulenze private con me e Deborah, e in più sempre il libro in omaggio a soli 77. Quindi passatelo anche ai vostri amati. Fate passaparola, sì. Al passaparola, così possono trarne vantaggio. Ok, benissimo. Quindi, ok, allora, di nuovo alla, qua, ok. Quindi copiatevi questi link, poi ve li manderemo anche via email. Ok, se avete delle domande, mandateci pure un'email. E direi che, come vi sentite ora alla fine di questa sessione? Bene, è stato molto bello, grazie. Prego, complimenti. Siete stati bravi, e anche i vostri amiconi a quattro zampi sono stati molto un suono, sono bravissimi proprio, gli allievi migliori, quindi premiateli. Ronfano tutti. Praticamente. Complimenti. Metto un momento di musica e io e Deborah siamo disponibili per 5-10 minuti se avete delle altre domande. Ok? Complimenti, grazie. Mi raccomando, l'unica cosa che conta è che fate la vostra prima azione appena potete, al più presto, e fate un post sul gruppo così vediamo cosa state facendo. A presto, complimenti, bacioni ai vostri. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Avete delle domande, alzate la mano o scrivete nella chat. Ale, se hai domande, approfitta, falle pure. Ci sto pensando. O se ti vengono dopo, comunque, sì. Chiedici. Ma no, ci sto pensando, perché che esercizi li faccio fare? Io adesso ho iniziato quello lì con la gamba. Però... Allora, tu gli fai fare tutti gli esercizi che vuoi.
il tuo obiettivo che vuoi raggiungere ti prevede anche di lavorare tutti i giorni quei 30 secondi alla volta su quello dell'attenzione. Sì, quindi però aspetta, sì, ma aspetta, l'attenzione io la faccio con dei soliti esercizi di tipo, boh, non lo so, metto Christian che gira per casa, il cane deve fissare me, non deve distrarsi, sì. Tipo il resta, mi fissa, quelle cose lì, sempre. Sì, oppure puoi anche pensare di fare il gioco dell'attenzione e come premio farlo partire con gli altri giochini nuovi che gli stai facendo fare, che siccome sono delle cose che gli divertono, diventano il principio di Premack, te lo ricordi? Sì. Premiamo il cane per una cosa che fa fatica a fare, lo premiamo con qualcosa che lui piace molto, quindi giochini che, nuovi che gli stai insegnando, che lui si diverte a fare, li usi come premio perché è rimasto bene in attenzione su di te per quei 10, 15, 20 secondi al massimo. Ok. Perché in casa è anche bravo Diobò a tenere l'attenzione, questo è il problema. Com'è che adesso parli veneto? Ma non lo so. Sto guardando Christian che sta facendo giocare il cane che ha appena mangiato. Perfetto. Non si fa non giocare il cane dopo mangiato. Non ho sentito, non ho sentito. Ponzi, non si gioca dopo mangiato. Ehi, ma vuole pigli? Allora, adesso fermati e parti con l'obiettivo che ti sei data, che è quello di lavorare a casa. Ok. Ti dai 48 ore, ti dai, scriviti sul calendario quanto ti vuoi dare come obiettivo per questo lavoro e poi da lì ti definisci l'obiettivo successivo. Ok, va bene, adesso lo faccio. Tanto non ho niente da fare fino a domenica, quindi. Allora? Beh no, dopo torno a lavorare, Christian. Però fino a domenica sono in casa, quindi posso farlo. Sto guardando cosa sta facendo al cane. Cioè veramente va bene, bene, dai, tieniti in contatto. Vuoi venire a salutare Christian? Yeah. Christian, ah. Vuoi venire a salutarle? Ciao. Ma dai, vieni a salutarle. Vabbè, anch'io sono pigiama praticamente. Alcune ciao Christian, sono... ci fidiamo sulla parola. Ciao. Ciao. Lei è a Los Angeles, è a Las Vegas. Beata lei. È a Las Vegas, cioè. Sì, no, siamo comunque rinchiusi dentro anche qua. Beh, sì. Sì, però. Completamente con lockdown completo. Una prigione dorata, via. E adesso appena si libera tutto andiamo via io e te e Anna Silvia. La raggiungiamo. Ciao. I bambini e i bambini. No, dai, lasciare casa. No, il viaggio lo voglio fare apposta. Ho capito, è la sera quando andiamo a ballare tutte le sere, chi li tiene? Vabbè. Elena. No, la Elena viene con noi. Troveremo il modo. Non troveremo il modo. Sergio, chiediamo a Sergio. Sergio, giusto. Ah, ok, no, perché sennò... È a pratica con i bambini. Appunto. Ah, ok, allora va bene. Bene, dai. Mi raccomando, Ale. Ok. Un passettino alla volta. Va bene. Facci sapere, divertiti. Va bene, grazie. Ciao, a presto. Ciao, buona serata. Ciao. Ciao.